Siamo con Gravano, uno dei giocatori che sicuramente si è messo in luce in questa partita, arrivato da dicembre, una sfida che avete vinto brillantemente 4-1, un primo tempo in cui avete avuto delle difficoltà tattiche, nel secondo dopo aver trovato il gol del 2-1 vi siete davvero ben disimpegnati. Che tipo di valutazione fai su questa partita? Finalmente siamo riusciti a riprendere i 3 punti che ci mancavano da tanto tempo. Il primo tempo stavamo un po' chiusi anche per paura di non centrare il risultato che ci mancava da tanto tempo. Il secondo tempo fortunatamente dopo il gol del 2-1 ci siamo riusciti a liberare di questo peso che portavamo da ormai un po' di settimane e abbiamo giocato come sappiamo giocare alla fine. Avete perso sicuramente dei punti importanti nelle scorse giornate, stavate facendo un bel campionato, un campionato di vertice. Secondo te è ancora alla portata la possibilità di raggiungere magari le prime 2 posizioni del campionato? Adesso, come adesso, noi ce la dobbiamo mettere tutta per provare ad arrivare dietro alle due che adesso sono andate via, Aniene e Colleferro. Però ce la mettiamo tutta, alla fine il campo parla. Ci proviamo, anche perché poi alla fine abbiamo i 2 scontri diretti in casa. Ci proviamo, alla fine si sa mai. Siamo con Gabriele Masci, allenatore del Penta Pomezia, una sfida che voi avete interpretato bene, secondo il mio punto di vista, nella prima frazione, molto ordine, molto disciplina tattica. Nel secondo tempo, dopo aver subito il gol del 2-1, vi siete un po' sciolti come neve al sole. Come mai, secondo lei? Abbiamo pagato caro due disattenzioni dei singoli, perché il 2-1 e il 3-1 sono venute con due disattenzioni dei singoli, quindi quando poi insomma difendi a uomo e sbagli piccole cose, insomma squadre come l'Aprilia non ti perdonano. Pazienza, perché la partita a mio modo di vedere l'avevamo interpretata bene, soprattutto il primo tempo, perché il primo tempo abbiamo concesso pochissimo a loro, tranne l'azione del gol dove comunque Serpiedi è stato bravissimo a trovare l'angolino, il resto loro hanno fatto poco e noi ci siamo resi pericolosi. Nel secondo tempo siamo ripartiti secondo me bene, abbiamo avuto qualche occasione per andare in vantaggio, sono andati in vantaggio loro e lì ci è mancata un po' di pazienza, lì una grande squadra deve avere pazienza, deve ricominciare e deve soprattutto non disunirsi per poter comunque riacchiappare un risultato. Non ci è riuscito, pazienza. È una curiosità da parte mia, diciamo che nel momento in cui la sua squadra è andata sotto per 3-1 ci saremmo aspettati la soluzione tattica del portiere in movimento probabilmente un po' prima, è stata forse un po' tardiva perché mancavano 2 minuti e mezzo, ha pensato magari di ricorrere a quest'arma in un momento migliore della partita? Guardi, a dire la verità lo volevo mettere già sul 2-1, poi avendo preso il terzo gol ero un po' scettico perché comunque era già il 23esimo, quindi mancava poco e sinceramente in campo non c'erano le condizioni per mettere il portiere in momento, come poi insomma si è visto, perché abbiamo messo il portiere e abbiamo preso subito il quarto gol. Quindi conosco i miei giocatori, conosco la mentalità dei miei giocatori, conosco la situazione psicologica e sapevo che comunque mettendo il portiere avrei rischiato di più di prenderlo che non di farlo. Quello è stato, insomma l'abbiamo preso, però ti ripeto, già pensiamo alla prossima.